La quarta commissione consiliare di Giarre ha incontrato l'assessore comunale ai servizi sociali Giovanni Finocchiaro. Al centro dell'audizione i servizi sociosanitari previsti dal comune e contenuti nel bilancio 2014. Il programma di spese è di 1.600.000, lo stesso importo previsto nel bilancio 2013. Stessa spesa, stessi capitoli, ma occorre incrementare alcune voci, ci dice l'assessore Finocchiaro contattato al telefono. In particolare la spesa riservata ai servizi scolastici di assistenza igienico-personale per gli studenti non autosufficienti che frequentano le scuole comunali, i servizi di ricovero nelle strutture convenzionate per malati e anziani e i contributi per le famiglie disagiate, dei quali c'è sempre più richiesta. L'assessore comunale sottolinea la delicatezza dell'argomento perché coinvolge la sensibilità e la sofferenza di tanti cittadini. Anche il presidente della quarta commissione consiliare, Angelo Spina, sottolinea la necessità di essere vicini ai cittadini più bisognosi, i malati di SLA ad esempio. L'anno scorso, dice Spina, come commissione ci siamo battuti per un contributo di 10.000 euro a favore dei soggetti affetti da questa gravissima patologia. Un contributo che non è inserito nel bilancio e per il quale in consiglio proporremo un emendamento affinché si possa prevedere un capitolo fisso per questo importante supporto economico integrativo. La cattiva notizia che coinvolge tutti i comuni d'Italia e anche le altre aree del bilancio, oltre a quelle sociosanitarie, è il decurtamento del 6% per il prossimo anno, una sottrazione che, se confermata, si tradurrebbe con un minor numero di servizi